Eccoci qui dal nostro stand a Terra Madre 2024 con Antonio Nicoletti, responsabile Lega Ambiente Italia per le aree protette e le biodiversità, che nella tarda mattinata di oggi ha partecipato all'incontro Noi e le foreste, come gestire questo rapporto? Un domandone, diciamo, abbastanza ampio, che però ci parla di un rapporto che sempre di più ci appare fondamentale correggere, giusto? Sì. Partiamo da questo presupposto. Oggi il nostro rapporto con le foreste non è proprio ideale. Ma perché abbiamo poca consapevolezza della realtà. Noi, le foreste rappresentano la più importante infrastruttura verde del paese, è il 40% del territorio, oltre 12 milioni di ettari di territorio boscato, ma gli italiani non hanno grande consapevolezza di questa potenza. E quello che ne deriva dal punto di vista economico, dall'attività foresta-legno o sistema legno-arredo, non è, diciamo, consapevole molti di noi, che siamo la seconda o la terza manifattura al mondo di questo comparto. Però, ci sono i però. Da una parte, noi importiamo l'80% del legno assemblato o vergine che ci serve per rendere forte questo pezzo di Made in Italy. I mobilieri italiani sono una parte, diciamo, del Made in Italy di qualità, come lo è l'agroalimentare, come lo è la meccanica, come tanti altri comparti, però di questo non ne abbiamo consapevolezza e bisogna avercela, perché noi utilizziamo una risorsa naturale. Una risorsa naturale che ha un'utilità, una utilizzazione plurale, ma che è anche una grande risorsa ecologica. Quindi sta qui la difficoltà a rendere chiaro che le foreste sono gli alberi, le foreste sono economia, le foreste sono biodiversità. Assolutamente, e in questo rapporto appunto di mancanza di consapevolezza, quali sono le prime azioni che insomma si suggerisce di fare? Per anche qui, come parlavamo di paradigma, ecco, nel caso di prima, anche qui va pensato un modello diverso. Innanzitutto la cura, che forse oggi nelle nostre foreste manca, e poi ci porta anche a dei problemi anche di stabilità, cioè di dissesto, quindi è veramente fondamentale cambiare il paradigma. Da dove partiamo? Partiamo noi siamo partiti da un punto. Questo grande patrimonio deve essere, diciamo, un asset importante per la transizione ecologica, perché rispondono a, diciamo, quello che è la capacità di aumentare l'assorbimento di CO2, quindi ridurre le emissioni nell'atmosfera, utilizzare delle risorse naturali, quindi nel ciclo breve significa non importare, quindi non c'è l'indotto della CO2 importata. Significa utilizzare meglio i nostri prodotti per non creare scompensi nei paesi di provenienza, perché in molti paesi, cioè il sistema del legno è la seconda voce di illegalità globale dopo la cocaina. Cioè e con legno illegale sia diventano guerre, sia si gestisce povertà e si gestiscono dittature. Quindi è chiaro che noi dobbiamo essere più consapevoli per quello che facciamo nel nostro paese, dobbiamo mettere, diciamo, questo asset al centro, arrivare a un legno buono, pulito e giusto. Bravo. Infatti non a caso poi si arriva alle connessioni con il mondo slow food. Le foreste sono fauna, sono gestione dei pascoli, sono gestione delle criticità legate alla presenza di pascoli che non ci sono più, perché sono stati assorbiti dal bosco. Se viene a mancare il presidio, se viene a mancare la gestione del patrimonio, ecco, significa che qualcun altro avanza. A volte questo crea, come dire, qualche fraintendimento, no? Qualcuno vede nella riforestazione una natura che si riappropria del proprio terreno, però se deve convivere con noi, ecco, noi dobbiamo in qualche modo addomesticarlo. No, dobbiamo gestirla, perché poi aumentano i rischi dall'altro punto di vista, gli incendi boschivi. E quindi questo ci richiama ad una responsabilità di gestire alcuni spazi abbandonati e non gestiti dal punto di vista produttivo, e anche qui c'è il valore aggiunto di una maggiore biodiversità, che però deve fare i conti con l'aumento degli incendi, e quindi quella biodiversità si perde. Quindi è un equilibrio complicato
che parte innanzitutto dalla consapevolezza che noi abbiamo un patrimonio gestito più o meno bene, che ha delle, diciamo, contraddizioni dentro di sé, perché bisogna sempre trovare l'equilibrio giusto tra mantenere il bosco per dire assorbiamo più CO2, ma se non lo gestisci bene, alla fine questa capacità di assorbire viene meno, aumentare la gestione, ma quale gestione? La gestione deve stare sostenibile e responsabile, che dà risposte a livello globale e porta benefici alle comunità, perché il tramite gli spazi montani che detengono questo patrimonio forestale, che se mancano i presidi, manca l'economia, ma mancano anche le persone che si occupano di questi presidi. Ecco, per concludere, abbiamo degli esempi virtuosi che potrebbero essere riproposti su più vasta scala per, come dire, anche aumentare sia la consapevolezza e poi proprio concretamente andare verso l'obiettivo? Allora, io voglio citare questioni piemontesi. La regione Piemonte è una regione che ha sempre investito sul suo patrimonio forestale, lo ha fatto anche con una grande capacità, ad esempio, nella formazione del settore forestale, nella pianificazione fra le regioni leader, ha coinvolto adeguatamente le comunità locali responsabilizzandole, e quindi, come dire, c'è bisogno oggi che deve fare quel passo in più che i cambiamenti climatici richiedono, perché fino a 10 anni fa non c'era questa grande consapevolezza. Oggi gestire le foreste, la biodiversità, la fauna e tutta questa complessità alla luce dei cambiamenti climatici chiede sforzi maggiori e come dire, non bisogna sedersi su quello che è già stato fatto, bisogna andare avanti, e quindi le comunità, in Val Pedice c'è un grande ruolo delle comunità locali che gestiscono attraverso l'unione dei comuni il patrimonio forestale, sono una grande risorsa per i territori, dovrebbero diventare per la regione e per il paese. Quindi questi sono i passi in avanti. Siamo contenti che anche dalle nostre parti arrivino degli esempi virtuosi per il resto d'Italia, e non solo, naturalmente, perché i problemi con le foreste non li abbiamo solo in Italia. Io la ringrazio per essere stato con noi, è sempre bello, insomma, parlare di queste cose che sono obiettivi, oggi ci sembrano lontani, ma chissà, ecco, anche grazie all'impegno di persone come lei, ecco, possono diventare più vicini. Grazie ancora. Grazie, buon lavoro.